E questa volta... Ah! Non me l'aspettavo. Stavo per dire che avremmo fatto la strada più lunga. Mi mancano i poteri di Siri ogni tanto. Ma ok. Come stavo appunto dicendo? Faremo la strada più lunga. Forse è il caso di riporre la spada. Bene, dobbiamo andare da Priscilla e riferire quello che abbiamo scoperto su Dudu. E dista un bel po' da qui. Sì, dobbiamo tornare a Novigrad, da Oxenfurt. Ma? Seems you've resolved your matters. It's time you return the favor. Radovid doesn't like to wait much, does he? No, he does not. You'll come with us. Avevo un altro piano in mente. Uff, ok. The HMS Oxenfurt Tretagor, once the crown jewel of the Redanian fleet. Decommissioned now, though. Nice boat. You'll need to leave your weapons if I'm to let you aboard. Se non volessi Follow me. salire? Non mi piace mai lasciare le armi. Ship was funded with donations from noble women. Ladies from the most prominent families gave up their jewelry. A spur of the moment patriotic impulse. You're a homeless. Stiamo seguendo la missione, sì, incontra Re Radovid. So cosa significhi amare riguardo al paese vero e proprio. Oh, cavolo! Ho rubato. Ho rubato, ho rubato. Errore mio. Non posso andarmene. Non volevo rubarvi. Giuro, è stato un errore. Oddio. Oddio. Sono senza armi. No. Non dovevo rubare. Ah, non mi ha fatto ricaricare? Sono tornato qui morto? Così in tutta tranquillità? Ah, mi hanno messo KO e poi mi hanno semplicemente fatto rimettere qua come se nulla fosse? Ok. È stato un avvertimento da parte loro, immagino. Non vi siete offese? Crawl back under your rock. No, ok, un po' offese sono. Sod off before I lose my patience. Sì, sono abbastanza arrabbiati. Vi rispetto Maniac. profondamente perché siete di livello molto più alto del mio, intorno al livello 30, se non erro. Quindi sì, vi rispetto profondamente. E lì c'erano delle armi. Ah, avrei potuto prenderle. Sarei morto lo stesso, ma ok. There you are. Need something from me, Your Majesty? You've never been one to mince words. Very well. Find Philippa Rylehart. Sì, so che non That's my avete wish. ottimi rapporti. I ordered her eyes gouged out once. But apparently her blindness troubles her not. My hunters have detected Lady Eilhart hiding east of Oxenfurt. They have further established that she has magically sealed the entrance to her shelter. Entering it will be difficult. Ok, questo è il favore che mi stai chiedendo, quindi. I believe you might succeed in doing so. Bring her to me, alive. Philippa Eilhart. What's she looking for here? I suspect she wants to find her old friends. Reconvene the lodge. Perhaps she seeks revenge on me.
Non sarebbe strano? Lady Isleheart is known for her persistence. At times I recall the lessons she gave me when I was a child. Her teachings as memorable as the punishment she meted out. She was subtle and patient in her cruelty. I took her sight, but she remains dangerous. I'd advise you to be cautious. E infatti sarebbe molto più adeguato un mago. Philip is using magic. You'd be better off sending mages after her. I agreed to the Conclave's revival, but what has this brought me? The mages at my side are mediocrities, cowards. They couldn't hold a candle to the likes of Isleheart, Loantiel or Merigold. Beh, non è che ha preso proprio nomi. There's always your witch hunters. You are the best witch hunter. You've proven it clearly. Sheila de Tanzerville and Philippa Isleheart's plan. You were the one to foil it. I want you to finish what you started. Now go to the mountains and bring me Philippa Isleheart. Fare un ordine, eh? Non una bellissima situazione. Un favore per Radovid. Ok. Punti esperienza, grazie. Ricercata in tutta la Redania. No, non prenderò queste armi e armature, sapete che vi dico? Mi è bastata la lezione che mi avete impartito già la prima volta. Grazie. Thanks. Never seen better steel in my life. Blade must strike true, no? Non quanti vostri. It's the hand, not the steel it's holding. No, anche l'acciaio fa la sua parte, ma ok. E vediamo un attimo. Quella è una missione secondaria? Questa chiaramente non è per noi. Latticini oscuri? No. Ok, la perla nera. Volontariamente spade e ravioli. Livello 24. Onore tra ladri. Ricercata in tutta la Redania. Questa è diventata la missione da seguire adesso. Quindi il riferire a Priscilla è ancora attivo però. Ok, volevo fare questa e sono ancora dell'idea di seguirla. Sono curioso di capire cosa succederà. E poi sì, immagino daremo una mano a Radovid, ma ne abbiamo tante di missioni da fare. Ed è il caso di iniziare a farne un bel po', ad essere sinceri. Quindi, dovremo spostarci molto a nord. Ci sono cose particolari che voglio vedere lungo il percorso. Potremmo vedere questi due punti interrogativi. E sapete che vi dico? Sì, ultimamente lo stiamo facendo più spesso del solito, ma il mio tempo purtroppo è relativamente poco. Quindi sfruttiamo per almeno le grandi distanze questi spostamenti. Caricamento sempre piuttosto lungo, va detto. Pardon me. Witch Geralt. Sì. Yeah, what do you want? I've a message for you. Hang on. Who from? Read it. You'll know. Interessante, un biglietto profumato. Dobbiamo parlare il prima possibile, è importante. Triss Merigold. Sì, voglio parlare con Triss Merigold. Sent by Triss. Must have been. I should find her. Ora o mai più. Sì, la faremo, ma fuck. Non accalchiamo troppo le cose da fare. Perché sto ancora a Oxenfurt? Ah, perché automaticamente uscito da quell'area mi mandava là? Interessante. Ci ha fermato sul tempo. Immagino fosse uno script di una missione. Ma questo non toglie che io voglia vedere cosa ci sta lì. Qui c'è un accampamento con dei soldati, quindi ho imparato che è il caso di lasciar stare i soldati. Vorrei uscire. Fuck. Ops, fuck, è esattamente quello che mi veniva da dire anche a me.
Da qua. Permesso, signori? Ok. Siamo sulla sponda che ci interessa. Andiamo a vedere se ci sono cose di livello improbabile per noi o se sono fattibili. Sarei molto curioso. E poi sì, presto vorrei leggere la voce di qualche altro personaggio. Ne abbiamo accumulate veramente tante, quindi un pochettino alla volta. Ah, mozziche e bocconi. Ce li leggeremo. Comunque, complimenti a Radovid, ha delle truppe talmente forti che non so perché non abbia ancora conquistato tutto il mondo. Allora, lì abbiamo dei... Oh, guarda quante cosette da vendere abbiamo. Comunque, non era questa la zona che cercavo, era questa. E abbiamo quei simpatici tipi che amano esplodere. Già sono partito male. Via, via, Geralt, Geralt, via. Liscio, caro mio. Quanti siete ancora? Chiaramente questa è una tana di mostri, vero? Dov'è la tana? Qua. D'accordissimo con te, caro mio. Divoratrice? Quella dov'è spuntata? Doppio attacco a vuoto. Via, via. Non imparo mai. Ok. Ho preso le cose da qua? Penso di no, in realtà. Sangue, fegato, pietra runica. Oh, una pietra runica maggiore. Queste sono ottime, in realtà. Non ho ancora un equipaggiamento in cui voglia realmente inserire delle pietre runiche così interessanti. Ma spero di averle presto, anche perché il prima possibile vorrei iniziare a fare qualche caccia al tesoro per migliorare il nostro equipaggiamento, che al momento lascia parecchio a desiderare. A voler essere molto gentili. Che bestia sei? Comunque sia. Vediamo. Penso una viverna? Livello 18. Non gli abbiamo fatto niente. Ottimo scatto. No, ok, un pochettino di danni glieli facciamo, dai. Poteva andare peggio. Sta per caricare. Mi ha preso. E scusate l'urlo. Non se ne potevo evitare, lo so. Ho sbagliato tasto, si nota? Ok. Vorrei equipaggiare la balestra. E vorrei anche colpirla. Presa. No. Quasi. E cara viverna, sei morta. E questo ci fa molto piacere. Ma c'era anche un qualche tesoro qua, credo, no? Pietra runica Veles, unguento, guanti d'assassino, che dato il nostro livello infimo potrebbero perfino essere migliori dei nostri, e infatti lo sono. Probabilità erbe aggiuntive, colpo critico e resistenze. La differenza non è molto, ma per ora cambiamoceli un pochettino, giusto per avere un po' di cose diverse. Stivali da condottiere e guanti d'assassino. Molto diversi. Comunque sì, finché non aggiorneremo i nostri equipaggiamenti ci dovremo far andare bene anche queste cosette. Un po' di cervi. Oh, un mercante. Spero che compri anche un po' di spade. Greetings. Greetings to you. Mostrami le merce. Hai poche monete? Qualche cosa che... Caprifoglio forse mi serviva?
Non posso vedere quello che mi serviva, eh? Va bene, intanto vendiamogli un po' di schifezzuole. Tanto hanno un valore talmente infimo che più che altro occupano spazio. Il nostro peso non va molto bene comunque. Ora, tu hai qualche cosa di interessante. E arrivederci. Farewell. Ma spero non per troppo. Un secondo, commerciante. Allora, gabbiano bianco ancora non la... Ah no, questa è una base che ci può servire. Qui ci mancano cose che non mi pare avesse. Pimento. Ci manca molto pimento. Questa non l'abbiamo proprio. Qui abbiamo longobre. Pimento sicuramente ci serve. Decotti ne possiamo fare uno? Decotto strega d'acqua. Il danno inflitto aumenta quando la vitalità è al massimo. Ah, questo è interessante. Ok, creiamolo. Questa è per una missione. Qui ci manca cuore di golem. No, cuore di necker. Questo in realtà ce ne mancano pochi. Dovremmo cercare un po' di necker. Veleno di Arrakas. Qui ci manca luna piena di base. Spincervino, lui li vendeva? Questo ci faceva andare sott'acqua. Sostanza alchemica ne possiamo fare una. E un mutagene verde maggiore. Grazie. E unguenti. Ci manca sempre questo pimento, che a questo punto io direi di bloccarlo. E qui ci manca un bel po' di cose. Qui ci manca un occhio di rinia. L'antinecrofago migliorato ci servirebbe molto. Ci manca grasso d'orso. Veramente, una cosa così banale. E qui fegato di troll di caverna. Ehi, sei tu che mi sei andato addosso questa volta. Allora, vediamo un po'. Questa è radice di mandragola, non ha quello che ci serviva. Caprifoglio, in realtà non ci interessa. Non hai pimento, vedevo questa qua ma è una radice di mandragola. Ok. Intanto ordiniamo e organizziamo, mi sono venute insieme, interessantemente. Va bene, arrivederci caro. Farewell. E direi... Dov'è? Viene Rutilia. Andiamo, quest'ultima parte ce la faremo cavalcando. Elvin Bloody. Is this necessary? Ok, sta succedendo qualcosa. Ce l'ho il lascia passare. What pass? Kind of pass confirms you ain't no mage. Can't enter or leave Novigrad without it. È una nuova? Why have you shut the city gates? So as we can clean it of mages, witches and other scum that's crawled here since the war. Non sono una witches, sono un witcher. And catch every last one of them, toss them on a flaming pyre like. Ecco perché Triss ci voleva vedere. Sorry, don't have a pass. You'll scurry no further then. Next. Hang on. How do I get one? Start by making an offering to the church. Then you'll need three pure souls to confirm. Let him through. Here's his papers. What? But where? Not your concern. Back to your post. E dateci anche a noi questi documenti, ci potrebbero servire in futuro. Regards from Siggy Reuven. Siggy Reuven. Oh. Bene. Vedi che fare buone azioni è una cosa positiva. Ora, stiamo cercando un po' di erbe e quant'altro, per cui mi fermerò un po', vedo che ci sono svariati mercanti. Quindi vediamo se troviamo qualcosa che ci serve.
No need to push, enough for all comers. No one to push. Sei tipo senza clienti? Manners before trade, always. Sei un tipo strano. Let me have a look. Non ha una mazza. Ah, no, proprio una mazza non è corretto, ma... Vediamo. Qualcosa che gli potremmo vendere che usiamo molto poco? Non compra dardi. Ecco, le birre potremmo iniziare a vendere, dato che ci pesano un sacco di soldi. E quelle sicuramente non le usiamo per nulla. E latte di capra magari teniamolo, però sì. Le birre sono tra le cose che per restituire la vita sono tra le peggiori, purtroppo. Anche se mi mancano le care vecchie sfide di bevute di The Witcher 1. Sarò onesto, erano molto simpatiche. Come va il peso? Queste giustamente non pesavano nulla. E allora cos'è che ci pesa tanto? Roba che sta qui probabilmente. Ordiniamole per peso. In basso sono le cose... Ok, quindi questo in totale è 3,37. Vendiamo un po' di pelli. Abbiamo veramente troppo peso al momento. I soldi stanno per finire. Abbiamo caricato veramente troppo. Vorrei scendere sotto i 60, essere onesto, ma dubito che ce la faremo con i soldi di questo mercante. Questa cos'è? Carne putrefatta. Te la vendo soltanto per il fatto che è carne putrefatta. Queste valgono un sacco di soldi, vero? Però non potevo ottenere il dimeritium da queste, mi pare. Il che era molto triste. Anche qui abbiamo svariate cose da leggere, come potrete notare. Aspettate. Disegno di un... No, non te lo volevo vendere, scusa. No. Sto perdendo soldi facendo questa operazione. Addio. Bye. Poi... Tutto questo non ci dovrebbe interrompere il nostro percorso. Anche se vorrei sempre capire... dove potrebbero essere altri mercanti in tutto ciò. Qui proseguiamo dritti. Ok, dovremmo essere arrivati alla locanda lì. Cosa? Dove stanno? Oh! Ancora voi! Ho fatto un segno che chiaramente non avevo intenzione di utilizzare, ma... Ok, problema risolto. Questo ci fa molto piacere. Dicevamo, no? Proseguendo oltre. Ci sta un modo per passare da qui dietro? Questa signora a terra? Ah, è ubriaca. Temevo gli avesse fatto qualcosa a questo tipo. Qui era l'accesso... è chiuso. Ora, salve buon uomo. How can I be of service? Beh, intanto mostrami cosa vendi. What are you serving today? Niente di particolarmente utile, ma lei ha un sacco di soldi. Qual buona nuova, in vero? Potrei continuare a vendere e sì, so che dovrei ricavare cose per i fabbri e quant'altro, ma al momento veramente non ho particolare priorità, in quanto non voglio craftare oggetti sparsi, ma vorrei farmi i set. E per fare i set devo fare le cacce al tesoro. Dopo vedremo cosa ci serve e ce lo procureremo. Questo è l'obiettivo. Quindi tutte queste cose... Oddio, i fiori forse potevo tenerli? Mi costa un po' troppo ricomprarli, però. Oggetto necessario per completare una missione. Non dovevo venderlo, sicuramente. Incenso. Chiave congiglio di Temeria, la tengo.
Ok, bella pure questa. E stiamo ancora con molti soldi a questo mercante, ma non credo che gli potremo vendere nient'altro. No. Va bene, è un vero peccato. Addio. See you later. E detto ciò, vorrei trovare forse al piano di sopra. Kurt? Oh. Yes? Count Kurt Dysart? Are you here regarding the contract? Ah, un contratto. Wanted to hire a witcher, didn't you? I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the School of the Cat. Which do you belong School to? Of the Wolf. School of the Wolf. Ah, yes. A good one. I knew a witcher of this school. Barnabas? No. Begin with a B. Never mind. To the matter Berenger. At hand. Not long past, I acquired an estate east of Novigrad. I got it on the cheap, you see. The seller was very keen to be rid of it. Now I've learned the building is set to be haunted. Spiega molte cose, immagino. Ghost to explain the seller's urgency. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house shakes at night. Walls crumble. Why, even the floors move about. Is there anything to be done? A remedy for this? Vediamo prima di parlare della ricompensa. Ti vedo Let's facoltoso. First. I beg your pardon? Asking for coin already, but you've not done the job. Need to make sure it's worth my time. Just look at that. Arrives in Novigrad and he's off his head in minutes. Beh, puoi chiedere a qualcun altro, se no, no? Very well. How much do you believe this should cost me? Tu sei un pappone ricco sfondato. No, I'm afraid that's too much. But we're near a price I would consider reasonable. Ok, scendiamo a 300. 10. Yes. Ok. Agreed. Perfetto. Fine. I'm willing to investigate. How do I get there? An orchard adjoins the property. The house itself you should recognize easily. Cracks cover its walls. Here's the key. And good luck. Grazie. Ma non è la cosa che vorrei seguire in questo preciso momento. Qui abbiamo Priscilla. Qui abbiamo un balcone. Perfetto. Ora, cara Priscilla, sarò presto da te. Vorrei prima leggermi un tre personaggi, diciamo così. Corin Tilly, l'oniromanzia, l'arte magica di decifrare il passato e il futuro attraverso i sogni. È difficile persino per una maga ben addestrata. Tuttavia, chi nasce con questo talento può padroneggiarla senza alcuna educazione formale. Tale era il caso di Corin Tilly, la cui fama di sognatrice e divinatrice era nota in lungo e in largo. Questa dotata donna non soltanto poteva sognare gli eventi del passato, ma poteva anche invocare sogni rivelatori nelle persone in cerca di risposte a domande specifiche. Questa capacità si rivelò molto utile a Geralt durante la sua caccia, vero? Ora, Dijkstra. Immaginavo ci fosse un po' su di lui. Il personaggio di C.G. Reuven, che è anche lo stesso che ci ha permesso di entrare in città, se vi ricordate, si rivelò essere Sigismund Dijkstra, ex capo delle forze speciali redaniane e persona con cui Geralt e io avevamo avuto più volte a che fare in passato, to Dandelion in maniera un po' pessima. Dijkstra, non riuscirò mai a pronunciarlo, era caduto in disgrazia con Re Radovid e di lui non si erano avute più notizie per anni. Sembra che avesse finalmente deciso di emergere dall'ombra, ma invece di tornare a dedicarsi all'alta politica, si era gettato nella malavita organizzata, affiorando presto come uno dei suoi capi. Sebbene non lo desse a vedere, a suo modo Dijkstra rispettava Geralt, anche se il solo pensiero del loro ultimo incontro gli causava un'espressione di dolore. I due infatti si erano ritrovati ognuno sulla strada dell'altro durante il colpo di stato di Tanedd, immagino, in una situazione di stallo che era stata rapidamente spezzata da Geralt rompendo una gamba a Dijkstra. Si potrebbe scrivere un'avventura decisamente avvincente sulla vita di questa spia.
vittima degli intrighi di Philippa Hylert, che anche Radovid, insomma, abbiamo visto, ha in simpatia, era stato costretto a fuggire a rotta di collo dalla Redania per non trovarsi il collo spezzato dagli assassini. Per un certo periodo si era rifugiato in terre lontane, ma alla fine aveva deciso di tornare nella libera città di Novigrad. Ben consapevole degli straordinari talenti di Geralt, Dijkstra gli chiese di aiutarlo a cercare il tesoro che gli era stato rubato. Sebbene Geralt conoscesse l'identità della mente criminale responsabile, decise di non divulgare tale informazione e si mise a indagare sul caso come se si trattasse di un mistero. Nonostante il Witcher avesse tenuto la bocca ben chiusa per quanto riguarda il mio ruolo nel furto del tesoro, Dijkstra fiutò comunque la sua disonestà e dimostrò quanto odiasse venire preso in giro. Sì, ci ha dato un avvertimento abbastanza pesante. Ed ecco qui Dudu Bibervelt, il nanetto. Impersonando un altro mio amico, un mercante halfling di nome Dainty Bibervelt, Dudu aveva assunto l'identità di Dainty per sfruttare la sua rete di contatti da mercante per i propri affari. Inizialmente Dainty si era infuriato per non riuscire a trovare l'impostore che stava disturbando i suoi affari, ma quando gli investimenti di Dudu iniziarono a portare notevoli profitti, l'halfling cambiò subito idea. Prese il mutaforma come socio, presentandolo a tutti come suo cugino, Dudu Bibervelt. Geralt scoprì che Dudu aveva sfidato figlio di puttana, uno dei capi criminali più spietati di Novigrad. Il fatto che fosse sfuggito allo scontro perdendo soltanto un occhio poteva essere considerato un risultato fortunato. Siri, Dudu e io ci eravamo ritrovati coinvolti in un discreto fiasco, ma, contrariamente a me, il mutaforma non venne catturato dalle guardie del tempio. Guardie del tempio? Ok, parliamo con Priscilla. Think I know how to free Dandelion. Got a plan, but we need Dudu. Gotta find him. This plan? What is it? Our Doppler friend will assume Menga's form. Order Dandelion move to Oxenfurt. We can grab him on the way. Molto bel piano. Brilliant. But how do you aim to find Dudu? You're his friend. Any idea where he might be hiding? With the Doppler, the question's never where, but his home. Giusto. In the past, facing trouble, he'd disappear, then reappear on the morrow with someone else. But this time he hasn't returned. Known Dudu long? I know this might sound strange, but I can't be sure. It seems he'd been circling me for some time in various forms, trying to attract my attention. Can't blame him for making the effort. Thank you. I failed to notice him at first. Then he decided to shoot the moon, assumed Dandelion's form. What tipped you off? How do you know it wasn't Dandelion? Dudu not much of a singer? No. He simply spoke about something within himself. Oh, è vero. We need to convince Dudu to reveal himself. Any friends we could leave a message with, someone he trusts? Dandelion. Irina Reynard's troop, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop, on stage or in the crowd. So he liked going to the mummings? Yes. I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. So if these mummers are ready to help... We need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. Ok, come mai? Dudu and the mummers, how they meet? That was my doing. Some opening night. Maxim lay comatose in his wardrobe, drunk as a knot. I thought of Dudu. Hard to imagine a better actor than a Doppler. And Dudu revealed himself to them just like that? I didn't think it wise to tell anyone. But Dudu and Irina took to each other completely and right away. He fell so hopelessly in love with the theatre. That he started performing with you. Yeah, now Irina feels terribly guilty. They let him put himself in danger. She can't forgive herself. Okay. Maybe we could use a play. You know, work a message to Dudu into something. Lure him out of hiding. Addirittura sofisticato. Not a bad idea, but I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his days attending mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play. From scratch. Something grand. Something that will grab Dudu's attention. So most importantly, it must have a splendid title. It must be the talk of the town. If you wish, we can start on it right away. Ok. Ho dei dubbi sulle mie performance. Not sure I'm cut out to write a play. Maybe you're better off doing this on your own. It's sure to go quicker if you help me. You'll see, we'll have a grand time together.
mi pento di quello che sto per dire. D'accordo. All right. Guess we can start writing the play. Any ideas for the plot? Già mi chiedi cose? I was hoping. The key is to convince Dudu that he can rely on you and that we wish to free Dandelion. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence, meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? No. Not entirely. Tough. You'll need to pick it up as we go along. There's no time to explain everything to you. Infatti potevi farlo da sola, come now ho detto. Now to find a proper expressive form for our content. A gripping, contemporary story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. I know. Lorenzo Molla. A tale of a handsome but ruthless bandit. And certo, un nome italiano. To fool him. But now the Doppler must hide, and can only count on the help of his friend, who's a witcher. Chiaro. Who in turn is prepared to do anything to save his daughter. No, better. His beloved. Hmm. What do you think? Bene. Sounds great. Really think so? Lorenzo Molla. Yeah. Tanto non conta quello che dico, vero? Perhaps not. Wait, I've got it! We shall stage a story of the Urchin of Erlenwald. Secret lovers, their betrothal, a curse, a cruel queen, bells sounding midnight. But... At which point he reveals his face. He's a monster, there to steal Princess Palvetta. They want him dead, but at that instant a witcher steps in. Preferivo la prima. Splendidly. So it's settled, yeah? You wish to say something? Ho qualche voce in capitolo. Will I get a say in any of this, or have you decided everything already? Why are you cross? It's the nature of the creative process. We toss around ideas and choose the best ones. Ah sì, preferivo l'altra. Well, you must admit I'm better acquainted with the theatre. Naturally, you'll play a part in shaping this play. Contribute to the work as a whole. Dandelion will explain how it works later. Cioè devo essere un attore? We need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. I'm just in charge. Deck. I've two really good ones. The Doppler's Salvation and A Changeling Rescued or The Witch's Triumph. Which do you prefer? Ma direi senza mettere in mezzo Witcher nel titolo. Let's go with The Doppler's Salvation. It's shorter, catchier. Just one problem. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Infatti era il primo. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message, that's what's important. A witcher arrives and saves the Doppler. Got it? All right. So it's a comedy. I was thinking more along dramatic lines. But if you prefer something lighter... Listen, merely decide and I'll get to work. Sicuramente una commedia, grazie. Think comedy is the safer option. Very well. I must get to work. While you must pick a corner, sit down, read silently, or just think. All right? Potrei meditare. Fine, since you don't need help with the writing. Geralt, wait. A rhyme for Witcher? Did Itcher? Ugh, just keep quiet. Done. I could make a small masterpiece of this had I a bit more time, but... We're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave in? Hidden message? You were gonna work something in, like, come to the Kingfisher at dawn, or... That wouldn't be in keeping with the tone of the play. Oddio! You wrote it to contact Dudu. That was the purpose. Fine. So how do you see this working? Mi sto irritando, eh? I was counting on recognizing him by his scar. Or just improvising. Shall we worry about that later? First you must take the script. Cosa hai fatto tutto questo tempo, donna? Sure you know where to find her? The troupe performs in the butcher's yard off the main square. Join us later. See ya. Immagino che avremo un sacco di problemi con questa commedia. Si è fatta trascinare dall'opera creativa. Donne creative. Back
E il peggio.